Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Cosa prepariamo oggi? Il fantastico vin brûlé. È una bevanda tradizionale tipica del periodo natalizio che viene servita calda e venduta. Noi la troviamo appunto nei mercatini di Natale. Cosa ci serve per fare il vin brûlé? Vediamo un po' gli ingredienti. Del vino rosso bello corposo, io ne ho qui un litro. 200 g di zucchero semolato, poi abbiamo le spezie, un anice stellato, che sarebbe questo qui, due chiodi di garofano, io in questo caso mezzo cucchiaino perché ce l'ho tritato, mezza noce moscata tritata, una stecca di cannella, una buccia di arancia e una buccia di limone. C'è chi aggiunge anche mezza mela, però sinceramente a me non piace molto, quindi non la metterò. Andiamo a versare tutto in una pentola, quindi zucchero, la buccia del limone, la buccia dell'arancia, la stecca di cannella, i due chiodi di garofano tritati, l'anice stellato e mezza noce moscata tritata. E ci versiamo sopra il vino. Ora portiamo tutto sul fuoco e a fiamma molto bassa lasciamo cuocere. Mescoliamo finché non si scioglie lo zucchero e lasciamo cuocere per altri 20 minuti sempre a fiamma bassa, non dobbiamo far bollire il vino. Ovviamente ogni tanto mescoliamo. Ora che si è sciolto lo zucchero, abbiamo mescolato di tanto in tanto, lasciamo cuocere per altri 20 minuti. Ogni tanto ovviamente mescoliamo. Trascorsi 20 minuti di cottura andiamo a togliere tutte le spezie. E lo andiamo a servire così caldo in una tazza di ceramica o di vetro, comunque resistente al calore. E lo serviamo ovviamente con i nostri dolci tipici natalizi.